Se penso a tutto quello che ho passato e che devo ancora passare, tra fiamme che si spengono, fiamme che non si spengono, dei lord con anime potentissime che fanno dei sacrifici per mantenere accesa questa cazzo di fiamma che ci ha portato a questa cazzo di maledizione di merda. Abbiamo il marchio della maledizione in faccia e quindi siamo costretti a vagare in un limbo per prendere anime, per non diventare esseri vuoti, perché se diventiamo vuoti saremo soltanto degli zombie del cazzo senza cervello. Io mi chiedo perché tutto questo? Ma voglio riassumere tutto quello che ho passato in due semplici parole. Ed eccoci qua su Dark Souls 2, esattamente la versione hardcore di Dark Souls 2. E dovremmo affrontare ben due boss. Un gigante che è appena caduto faccia a terra, ma io lo picchio con la mia spada, così gli faccio male. Dunque, ok, a quanto pare questo gigante è rimasto intrappolato in questo fortino pieno zeppo di esseri vuoti. Vabbè, e a quanto pare è l'ultimo gigante. Sta per estinguersi. Se... Aia, fa male. Rotola, rotola. Beviamo. Rotola, rotola, rotola. Ok. E muori. È morto. Perfetto. Ora andremo ad affrontare colui che ha il compito di cacciare gli esseri vuoti, il persecutore. E mettiamo un po' di musica.
Perfetto ragazzi, il persecutore è caduto e chiudo il video qui. Se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al mio canale. Ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti ragazzi.